Alan, grazie per essere con noi e buon pomeriggio. Buon pomeriggio, eccoci Ecco, qua. buongiorno Alan. E poi vabbè, in America c'è tutto il tema del rendimento del Treasury decennale che è tornato sotto l'1,5%, ecco, dopo aver toccato il massimo, questa è la notizia, e poi ti do la... Questo, se Sì. dovessimo scegliere la notizia più discussa negli ultimi 24 ore, è senz'altro che il rendimento del decennale del Tesoro americano ha raggiunto 1,61%, quindi un grande salto avanti. Adesso è tornato verso 1,5%. Però stiamo parlando di una vendita di buoni del Tesoro americano per le aspettative che l'inflazione con la politica espansionaria della Fed potrebbe tornare a crescere non in grandi cifre, ma verso 1,5%, 2% fra qualche anno. Quindi c'è questa aspettativa che sta cambiando la curva del Treasury Bonds. E se vediamo qui il rendimento di titoli di Stato per 10 anni si vede come sta schizzando su, siamo a 1,48. Questo Esatto. livello significa che la borsa è un po' inquieta di questo, anche se per quanto riguarda gli equity prices è vero che è andato giù un po' adesso, ma diciamo la verità, Wall Street è un po' overbought, cioè i prezzi sono abbastanza enorme già e scontano già i profitti del futuro. Comunque, il messaggio di tutto questo è che alla fine i mercati e l'economia e gli americani scommettono su una ripresa importante nel 2021 per l'economia, grazie soprattutto alle aspettative che il pacchetto di quasi 2.000 miliardi di dollari di Joe Biden sarà approvato oggi, credo scontato, dalla Camera e poi anche del Senato. Quello che soffre in tutto questo sarà la richiesta di aumentare lo stipendio minimo a 15 dollari che non passerà al Senato, ma che sarà ripresentato dopo. Tutto questo comunque, 2.000 miliardi di dollari di stimoli, Esatto. ovviamente è il motivo per cui stiamo vedendo le aspettative nella curva dei Treasury così alto. Assolutamente sì, quindi il piano di Biden è assolutamente importante che porterà sostanzialmente liquidità nelle tasche degli americani, questo lo hai già detto tu. Nello stesso tempo però, Alan, perché poi io l'ho messo un po' col punto di domanda, il titolo che tu insomma, hai tradotto con un punto fermo, cioè i mercati credono nella ripresa economica, quindi mi pare di aver capito che tu mi abbia detto di sì. C'è però in parallelo il timore che la ripresa economica, quindi, no? Che nella quale i mercati credono e le conseguenti pressioni sull'inflazione possano portare le banche centrali a rivedere le loro politiche monetarie. Qui bisogna cercare di fare un po' una sintesi rispetto a quello che è il sentiment futuro, perché sappiamo molto bene che cosa ha contato il ruolo e l'intervento delle banche centrali proprio per l'economia reale, no? In questi anni e soprattutto in questo ultimo anno di emergenza. Da Covid-19. Ecco, quindi la sintesi, quale potrebbe essere a tuo parere proprio, quindi nell'approccio dei mercati a quello che sta succedendo? Che i mercati scommettono in questo momento, credono alle parole del presidente della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, che ha detto chiaro e tondo l'altro giorno che i livelli di tassi di interesse in America rimarranno a lungo a questi livelli e che si riserva la facoltà di fare altre azioni. Quindi chiaramente c'è un messaggio lì, mentre in Europa credo che la Lagarde, la Banca Centrale Europea, ha un orizzonte ancora abbastanza lungo di acquisti di titoli, di quantitative easing. Jerome Powell è fiducioso nelle possibilità dell'economia a patto che questi 1.900 miliardi di dollari di ristori e stimoli vengano approvati. E quindi la mia previsione sarebbe che saranno approvati anche dal Senato entro il 14 di marzo, giorno in cui la cassa integrazione straordinario scade per milioni di americani, e quindi Biden vuole coprire questo. E Jerome Powell, capo della Fed, dice è necessario questo stimolo, ma a patto che abbiamo questo stimolo, io vedo bene una grande ripresa per l'economia americana, 4 o 5% nel 2021. Sì,
Ecco, Powell è fiducioso. Adesso ti chiedo, Alan, perché poi questo ci porta anche al prossimo argomento che però fa parte un po' dell'analisi, per così dire, della situazione dei mercati e non solo dell'economia reale, dicevo, il collegamento con l'Italia e Mario Draghi, no? Con le sfide che deve affrontare. Dicevo, Powell è fiducioso. Biden come lo vedi? Perché un altro traguardo, insomma, che è stato festeggiato dopo 100 giorni di presidenza, anzi, meno di 100 giorni di presidenza, sono i 50 milioni di vaccinati, no? Quindi Biden ha detto siamo riusciti a vaccinare più americani rispetto a quello che avremmo voluto e adesso punta proprio a vaccinare 100 milioni di americani nei primi 100 giorni di presidenza. Lui come si sta ponendo nei confronti anche di quella che è la situazione economica americana? Appunto, fermo restando che poi deve essere approvato il pacchetto che già abbiamo segnalato. Innanzitutto il tema del Covid con Biden è legatissimo all'economia, perché lui dice sempre prima la salute e poi l'economia, ma dobbiamo soprattutto vaccinare. Biden ha promesso un programma molto serio, ha fatto le nomine sul task force americano molto serie, ha sostituito diversi ex nomini di Trump e ha elevato il dottor Anthony Fauci finalmente a una posizione in cui viene ascoltato e può dirigere tante cose. Quindi Joe Biden ha un approccio che bisogna usare tutte le misure straordinarie anche, compreso la Defense Production Act, che è una legislazione americana che permette al governo di costringere le industrie a produrre i vaccini e anche se perdono soldi vengono sovvenzionati, ma per motivi di strategia e sicurezza. E Biden sta facendo un grande lavoro su questo fronte. 100 milioni di americani in 100 giorni è possibilissimo perché siamo a 50 milioni quasi ora. Poi Biden ha promesso, e Biden è serio, che entro luglio ogni americano che vorrebbe avere una vaccinazione potrà averlo, che vuol dire 300 milioni entro fine luglio, non vaccinati, ma disponibili. Perché in America il problema dei Novax esiste anche. Ok, sì. Quindi è un traguardo, stavo mettendo insieme un po' di informazioni, traguardo è possibile, cosa che invece non sembra possibile, non tanto con lo stesso numero, ma insomma un arrivo a un traguardo quanto più che possa dare respiro anche all'Europa, in Europa, perché sappiamo Più molto. lento in Europa, Ecco, temo. esatto, Alan, volevo arrivare lì, perché poi c'è tutto un tema, anche Mario Draghi, no? Ma Diciamo che. proprio in queste ore Paolo Gentiloni ha Esatto. molto onestamente dichiarato che l'Unione Europea è stata indietro su questo e non ha gestito così bene la questione dei accordi con le Big Pharma, con Esatto. AstraZeneca e gli altri. E quindi in Europa c'è stato un problema serio. Forse le autorità europee hanno sottovalutato che c'è un mercato feroce, lì chi paga di più prende. E ogni paese c'è questa specie di nazionalismo vaccino. Anche l'Italia ha detto per la voce di Draghi l'altro giorno: certo, vogliamo fare le donazioni ai paesi in via di sviluppo, ma prima gli italiani anche qui. È giusto, prima si cerca in Inghilterra di vaccinare gli inglesi. Però chiaramente questo può avere dei danni economici per la macroeconomia, perché, come ho scritto più volte, le sorti della ripresa economica nel 2021 nella zona euro in Italia ma altrove è legatissimo alla frequenza e la velocità della vaccinazione. Eh E certo. se l'Europa non è vaccinato fino a fine anno o autunno, vuol dire che potremmo rischiare di vivere questo stop and go, semi-lockdown, zona arancia e tutte queste cose ogni 3 mesi. Se la gente non sia responsabile e se non è possibile che tutti mettano sempre la maschera, eccetera, eccetera. Quindi è Dirò una cosa difficile, ma non solo poco. in Italia, in Sì, sì, Germania sì, sì, non sì. mettono Ma le infatti maschere. io, guarda, stavo proprio mettendo insieme tutti i paesi dell'Unione Europea, perché io lo dirò in Me. modo meno poco morbido, ma insomma relativamente, nel senso che è la verità. Cioè, a me fa specie che l'Europa non riesca a garantire il prima gli europei, no? Mi allineo a quello che dicevi tu, perché poi è chiaro che lo stiamo vedendo, vaccini arrivano in Gran Bretagna, che comunque con la Brexit ha potuto essere indipendente, no? Rispetto ad altre scelte fatte, quindi contratti, eccetera, portati avanti dall'Unione Europea. L'Europa non riesce a garantire questo ai suoi stati membri e purtroppo in E i questo. tempi per produrre a casa, se tu sei
in Italia vuoi produrre qui, ci vuole un anno almeno di Certo. preparazione industriale per arrivarci a prepararci. Certo, no, no, quello sicuramente, però insomma fatto sta che, ecco, questa è una delle prime sfide di Draghi, no? Alan, sei d'accordo? Perché poi mi piacerebbe capire con te questo... È la prima sfida, La prima perché sfida. Draghi l'ha detto, cioè Draghi è uomo di economia, certo, ma lui è primo ministro e lui ha detto chiaro e tondo, la vaccinazione, io ho sentito che sta per fare qualche nuova nomina qui e là e spero che riesce a snellire e velocizzare il sistema, ma se non ci sono i dosaggi perché i Big Pharma non hanno fornito il promesso, neanche Draghi può fare molto, bisogna attendere purtroppo. No, no, no. Invece sul fronte dell'economia e dell'Europa, ricordiamo che oggi Mario Draghi è in Consiglio europeo per la seconda giornata, che ieri ha debuttato con una voce forte per l'Italia, ma chiara, sia sulla vaccinazione sia su altri temi. Ed è bello, se posso dire da amico dell'Italia, è bello vedere un primo ministro italiano che è anche un grande statista, ricevuto così con rispetto, così bene. Assolutamente sì, no, diciamo che Draghi sul tema dei vaccini è stato molto fermo nel chiedere che non vengano più tollerati queste inadempienze, perché poi vabbè, è vero che adesso noi dobbiamo risolvere la situazione più velocemente possibile, ma insomma anche in previsione futura è bene mettere i puntini sulle i. E oggi, appunto, altra sfida, visto che parliamo delle sfide di Mario Draghi, è intervenuto alla sessione sicurezza e difesa del Consiglio europeo, sottolineando proprio il ruolo strategico dell'Unione europea. Anche qui, no, parliamo dell'impostazione, dell'assetto che l'Europa deve in qualche modo garantire poi ai Paesi membri in un quadro di complementarietà proprio con la NATO e quindi di coordinamento con l'America, no? Così mettiamo anche insieme tutta quella che è la diplomazia mondiale. Alan, quali sono le altre sfide secondo te? Allora, la prima sfida di Draghi, vaccini. La seconda sfida, che poi va di pari passo secondo me, dico la mia, poi dimmi se sbaglio, Certo. è quella proprio di un maggiore coordinamento proprio all'interno dell'Europa, perché altrimenti arriveremo sempre a dire ma l'Europa che ci sta a Chiaro, fare, no? Ecco, chiaro. se non E riusciamo a fare quello questo. è pacifico, nel senso che con Mario Draghi, primo ministro, la linea con l'Europa c'è, è automatico. Lui ha tutti i contatti. La cosa bella di Biden in America e Draghi è che sono tutti e due statisti conosciuti da Merkel e Macron e Boris Johnson e gli altri, cioè già provati sulla scena, sul palco mondiale. Io credo che la prossima sfida ovviamente sarà di riscrivere questo piano per Next Generation EU e non ho dubbi che con Daniele Franco al Tesoro e tutti gli altri, Vittorio Colao e Cingolani, tutte le grandi nomine tecniche che Draghi ha fatto, che c'è la capacità di farlo, a patto che i politici lo lasciano fare, che credo che faranno in questo momento. E poi la sfida più grande, ma più importante di tutti, dopo aver scritto questo piano, portare avanti tre riforme: la giustizia civile, la burocrazia della pubblica amministrazione e il fisco. E quelle sono le sfide per Mario Draghi nei prossimi 12 o 24 mesi. Sì, sono i famosi Alan interventi strutturali che l'Italia chiede a viva voce, insomma, da tempo, no? A partire proprio dalla burocrazia e dallo snellimento della Tante c'è. burocrazia, da cui peraltro poi a cascata arrivano le altre cose, perché chiaramente se si snellisce l'apparato burocratico, Si chiaramente incoraggia poi... l'investimento diretto dall'estero, si facilita gli Esatto. investimenti per gli imprenditori italiani. Se io non devo aspettare 10 anni per una querela di finire nella terza o quarta Cassazione o penale o non lo so, tutte le stadi, primo grado, secondo grado, eccetera, come Esatto. si può fare investimenti con un orizzonte di incertezza così? Quindi queste riforme aiutano l'economia, ricordiamo. Assolutamente, assolutamente. Alan, ti saluto, ti ringrazio, mostrando anche i dati macroeconomici dell'America, visto che stavamo parlando, come dire, del sentiment positivo dei mercati nei confronti della crescita americana, è stata rivista al rialzo l'indice che misura proprio la fiducia dei consumatori statunitensi. Nel mese di febbraio è stato rivisto a 76,8 da 76,2.
e della lettura preliminare, dal 76,5 del consensus a gennaio era pari a 79. Anche la componente relativa a tutte le aspettative, per così dire, quindi a quello di cui abbiamo parlato noi, è stata rivista al rialzo, che si è posizionata sopra, scusate, i 70,7, quindi eravamo partiti dai 69,8 stimati. Se vuoi aggiungere qualcosa, Alan, poi ti saluto, però magari come chiusa, cosa ti senti di dire, insomma, dopo queste riflessioni? Poi le riprenderemo settimana prossima, sempre sulle fonti TV. Speriamo che nei prossimi giorni, Biden sarà in grado di portare avanti quel pacchetto che è la garanzia migliore di una ripresa forte in America. Speriamo che in Europa che Draghi riesca a continuare a godersi del rispetto dei politici. Esatto, e speriamo che riesca a battere tutti le barriere che ci sono e che finora l'Italia non ha visto cascare, no? E questa l'ha Grande penalizzata sotto sfide più per Super aspetti. Mario. Va bene, grazie, speriamo nella collaborazione di tutti, visto che praticamente ci sono in gioco tutti i partiti politici. Alan, questa volta è responsabilità veramente di tutti, fatta eccezione per l'unico Fratelli d'Italia che ha deciso di rimanere fuori, no? Che però, insomma, anche come posizione può dare il suo contributo, come è giusto che sia in una repubblica parlamentare, però questo è sicuramente il fazzoletto a cui facciamo il nodo noi. E, settimana prossima ci risentiamo, così vediamo se ci sono D'accordo. delle novità. Grazie mille, Alan Friedman. Ok. E a presto, grazie.